Bene, allora, se c'è qualcun altro che vuol provare la manina laterale al pannello di controllo è quella che consente di poter intervenire, chiedere la parola per una domanda o per un breve intervento. Vediamo Giovanna De Serra, proviamo Giovanna, buonasera, ci ascolti? Buonasera a lei, sì, vi sento benissimo, grazie. Perfetto, ok, e allora possiamo iniziare, quindi hai avuto modo di comprendere come poter intervenire nei momenti successivi. Bene, allora possiamo. Ciao Giovanna, dopo allora incominciamo questo nostro webinar. Penso che ci siamo più o meno tutti, è ancora qualche ritardatario, ma vediamo di incominciare. Luisa, tu sei pronta? Perfetto, Assolutamente. Ci siamo. e allora incominciamo questo nostro webinar. Uno dei tanti che abbiamo già fatto e che faremo e che di cui il programma potete vedere sul nostro sito, l'incontro di oggi è con Luisa Puppo, il tema è interessante per chi vuol relazionarsi con turisti ed un pubblico straniero che ci auguriamo possa essere il soggetto di tanto incoming che dobbiamo sviluppare in Italia. E quindi io sono Ettore Ruggero, saluto tutti, sono coordinatore di Artes Academy, che è la struttura di formazione che intende fare cultura e formazione di turismo esperienziale, innanzitutto per gli operatori per il turismo esperienziale, che è la professione a cui noi anche formiamo, riconosciuta peraltro dal MISE. Chi vuole informazioni può vederle poi sul nostro sito www.assotest.it, appunto dell'Associazione degli Operatori di Turismo Professionale, e in genere per il sistema turistico come occasione di incontro, di confronto su tematiche estremamente attuali e vitali per crescere tutti quanti e fare turismo sempre più qualificato al servizio dei turisti italiani e stranieri. Allora Luisa, ci aiuti a comprendere quali sono le competenze oggi per noi importanti per poter comunicare e interagire efficacemente con il turista. Ti lascio la parola, ma innanzitutto una tua breve presentazione. Buonasera a E tutti, grazie di grazie. essere con noi. Grazie a voi, grazie ad Artes e grazie a tutti voi per la presenza stasera. Passerò rapidamente a una mia veloce presentazione fra un minuto. Volevo dire questo, che il tema che mi è stato proposto quando abbiamo parlato anche con Ettore della possibilità di, tanto disattivo un attimo la mia webcam, intanto adesso è importante che vediate ovviamente il video, le slide, il tema che mi è stato proposto è un tema talmente vasto che gioco forza nell'ambito di un'ora di approfondimento si è reso necessario fare delle scelte circa i temi da trattare. Quindi, innanzitutto confermo che si tratta di un intervento che ha un carattere introduttivo, generale e che va a indagare quelle che sono a livello macro le competenze e le urgenze che dobbiamo saper cogliere e sviluppare per affrontare al meglio e in maniera più efficace la crescita del turismo straniero. In secondo luogo, vi dico che volendo trovare comunque un filo rosso anche che ci serva in maniera più pratica e operativo per andare a dare qualche esempio concreto, ho scelto di mio arbitrio una delle aree che mi vede ormai specializzata da più di 25 anni, che è l'ambito anglosassone con un riferimento specialmente al mondo britannico. Ma è solo un esempio, molti sono i possibili approfondimenti che si potrebbero fare. Andiamo a cominciare. La prima cosa, prima di passare anche alla prima slide, è che voglio raccontare come mai sono qua stasera. Sono qua stasera, al di là della mia professionalità, perché c'è stato un fortunato incontro fra Libuci Bario, che è il mio brand aziendale che è relativo all'enogastronomia, e Artes, che in quanto soggetto di riferimento a livello nazionale, organizzazione di riferimento per le tematiche del turismo esperienziale, di questo importante segmento turistico in crescente sviluppo, ha veramente realizzato un'operazione molto concreta, operativa e esauriente, andando a colmare proprio quello che è un segmento importante di approfondimento in termini di professionalizzazione degli operatori del turismo esperienziale e professionalizzazione, standardizzazione di
quelli che sono i prodotti del turismo esperienziale per un mercato sempre più esigente, sempre più attento sia nel cliente finale sia nell'intermediazione. Quindi questo approccio non posso che condividerlo aziendalmente per quella che è anche proprio la mia, diciamo, storia aziendale e da qui la nascita di una collaborazione che si sta già consolidando nonostante i pochi mesi di incontro. Allora, cosa accade? Per quanto riguarda, iniziamo a partire con i nostri, con le nostre slide. Ecco qua, lieta di conoscervi, dice la prima slide molto velocemente, vi rimando per approfondimenti poi al sito in calce che è www.ligucibario.com e alla sezione Chi siamo. Allora, io sono, come vi dicevo, da veramente tanti anni attiva nei settori turismo, commercio, artigianato e agroalimentare. In particolare nei comparti del marketing e della formazione. Sono co-titolare insieme a Umberto Curti, che alcuni di voi hanno già conosciuto in occasione di un altro webinar, di Welcome Management, che è una società di consulenza genovese nel settore. La mia professionalità verte principalmente su quanto vedete al secondo, terzo e quarto punto. Io sono progettista, coordinatore di progetto, docente senior ormai. Su molte piattaforme di progettazione, soprattutto europea, specialmente il Fondo Sociale Europeo, ma non solo, anche i programmi di cooperazione, l'Erasmus+. Le mie aree di specializzazione specifica sono il marketing e l'internazionalizzazione della micro e della piccola media impresa ligure. L'altro ambito è quello delle microlingue settoriali, con particolare riferimento, ne parleremo oggi, alle declinazioni settoriali del business English e all'italiano come lingua straniera, quindi come lingua bersaglio. Mi occupo anche, ne sono fresca proprio per modo di dire, fino a 20 minuti fa, di social media marketing e quindi di docenza in questo settore. Il mio cuore, la mia passione va proprio sul gourmet English, quindi l'inglese dell'enogastronomia, sono lecturer, traduttrice e blogger. Sono responsabile comunicazione di Ligucibario, che è il nostro marchio aziendale sull'enogastronomia, ve ne ho già parlato poc'anzi, e turismo, e coautrice, insieme a Umberto Curti, traduttrice di vari volumi, ma in particolare di un volume che con l'argomento di stasera ha molto a che fare, che si intitola Day by Day English, l'inglese per l'accoglienza turistica e commerciale rivolta agli operatori e alle imprese. Basta, mi sono già parlato fin troppo di me. Cosa parliamo? Di cosa parliamo oggi? Due, i cardini. Quali sono le competenze che ci servono per gestire con efficacia l'incontro con il turista straniero e come le possiamo allenare? Ho messo qualche grassetto. Efficacemente è la parola chiave. Quindi cosa ci serve nel pratico? Ma chi siamo noi? Domanda non esistenziale. Questo è un obiettivo di efficacia che riguarda tutti gli attori, sia pubblici sia privati, della filiera turismo e accoglienza. Nessuno si sente escluso. Dalle DMO fino all'ente pubblico, fino alle camere di commercio, ai singoli comuni, agli operatori della ricettività o quant'altro, a chi gestisce situazioni di servizio al turista, al professionista che opera come singolo, a chi vorrebbe operare, questo è un obiettivo di efficacia per tutti. Un incontro, quello col turista, tre dimensioni. Le ho rappresentate così, con questa rapida mappa. Sono tre dimensioni collegate fra di loro e simultanee, che andremo a indagare stasera. Una dimensione culturale, una dimensione linguistica, una dimensione esperienziale. Allora, sì, il turismo, è una piattaforma di analisi economica, di analisi statistica, ma principalmente di analisi antropologica, sociologica e comunicativa. Hanno pari diritto, pari importanza, mi permetto di dire, ormai dopo tanti anni di attività, forse dovremmo privilegiare questi ambiti che ci sono meno familiari rispetto ai primi e alle cifre nude. Perché? Perché è facile dimenticare, anche se è un po' paradossale, che in realtà non tutti comunichiamo allo stesso modo. Premessa, quello che andremo a vedere stasera, che andremo a condividere, in realtà è molto importante per l'accoglienza dell'ospite straniero, ma non dimentichiamo che con le debite differenze minime è importante per l'accoglienza di qualunque turista e ospite. Dimmi, Ettore,
ho visto Volevo appare. provare a fare un primo sondaggio. Noi utilizziamo questi sondaggi per interagire e ragionare anche insieme tutti quanti, e, che riguarda ovviamente chi più direttamente lavora nel settore turistico. Vorrei attivare due sondaggi, un primo che riguarda il mercato europeo e un altro che riguarda il mercato più internazionale. E quindi chiedere quali sono i turisti europei i vostri clienti. Potete ovviamente selezionare più di una risposta e quindi avvierei il sondaggio e chiedo di rispondere velocemente e poi vedremo un'identica domanda rispetto a invece contesto extraeuropeo. Vediamo un pochino in modo tale che questo può aiutare anche Luisa nel proseguo del suo dialogo. Ancora chiedo a chi non avesse fatto di votare, così andiamo veloci per non perdere del tempo utile alla nostra chiacchierata e al dibattito che poi anche proveremo ad aprire. E vi ricordo che potrete fare domande cliccando sull'icona della manina, chiedere la parola e poi ve ne daremo. Ecco, allora più o meno tutti hanno votato, ancora qualcun altro? Dicevo, poi daremo la possibilità di intervenire secondo l'ordine di richiesta e vediamo un pochino questo sondaggio. E chiudiamo il sondaggio e vediamo un po' i risultati. Ecco, questo è il risultato del sondaggio, mi sembra abbastanza interessante. Luisa, magari ti chiedo di commentarlo non appena facciamo l'altro e chiudiamo l'altro. Ad ogni Perfetto. modo, c'è un 37% di francesi, 53% di tedeschi, 47% Regno Unito, 16% russi, 37% Nord Europa. Ovviamente la totale non fa 100 perché avete potuto fare più scelte, però ci dà un'idea di quali sono i principali interlocutori del nostro business turistico. Bene, grazie della disponibilità e vi chiedo gentilmente di effettuare un altro sondaggio. Che adesso dovrebbe partire. Se vuoi dire qualcosa, Luisa, a caldo su questo risultato. Beh, diciamo che il risultato che ci è stato proposto ripropone quella che è proprio la concreta dimensione dei flussi turistici più consistenti e rappresentativi per il nostro paese, nel senso che abbiamo gli storici turismi parzialmente di prossimità, ad esempio la Francia, ma abbiamo un mercato storico come il mercato tedesco e il mercato britannico, che saranno proprio oggetto, questi ultimi due, fra l'altro, di una slide interessante che vi proporrò a breve. Dimensione culturale importantissima. Vi faccio al volo, vi anticipo, vi metto appetito, fra virgolette. Allora, contestualizzazione culturale. La classificazione delle farine nel nostro paese basata sulla forza, basata sulla raffinazione. Ecco, questa, è una tipologia di classificazione proprio solo dell'Italia. Se voi vi spostate all'estero, le farine, ad esempio, in Germania sono classificate in funzione del residuo di cenere, c'è cioè un altro principio, un altro standard. Quindi, quando traduciamo, raccontiamo, ad esempio, un piatto, una ricetta, un ingrediente, ricordiamoci sempre di contestualizzare. Restiamo sempre in Germania. La classificazione dei vini in Germania avviene attraverso un metodo diverso rispetto all'italiano perché si va in funzione del residuo zuccherino dei vini. Ora, quindi è inutile che ci affanniamo più di tanto a raccontare un qualcosa secondo solo il nostro punto di vista quando non ci mettiamo mai, per così dire, nelle scarpe altrui. Ecco, proprio lo si dice anche in inglese, questo è un proverbio importante. Parleremo poi dopo anche di quella che è l'importanza, quando arriveremo al punto della lingua, della contestualizzazione, della conoscenza veramente esauriente, minuta e specialistica della lingua per raccontare tutti questi contesti. Grazie Luisa. Allora andiamo con l'altro sondaggio analogo, però stiamo parlando di quali sono i turisti extraeuropei, vostri clienti. Allora, via con il voto, ovviamente è possibile esprimere più di una scelta,
Vediamo cosa viene fuori velocemente. Ringrazio della collaborazione, penso che sia molto utile condividere un pochino quali sono i flussi con cui abbiamo più a che fare, quindi poi vedremo quali sono probabilmente i fabbisogni che abbiamo nel conoscere di più e meglio la cultura di questi nostri ospiti. Ancora qualcun altro, velocemente se può votare, in modo tale che anche qui chiudiamo questo sondaggio e vediamo un po' i risultati. Vediamo un pochino, ancora qualche secondo, se c'è qualcuno ancora che deve dare una sua opinione. Allora chiudiamo il sondaggio e condividiamo insieme i risultati. E a te la parola, Luisa, per un commento su questo risultato. Allora, senti Ettore, io al momento dal mio monitor non lo vedo il risultato del sondaggio, quindi ti chiedo di raccontarmelo velocemente, che lo commenta il mio. Nord America e Australia fa da padrona 71%, i giapponesi 41%, Sud America 35%, cinesi 24%, indiani 6%. Questo è un Ottimo, po' allora il dato del sondaggio. abbiamo ovviamente la conferma del mercato anglosassone, anche in questo caso di lingua inglese, perché ora poi a brevissimo vedremo anche le grandi differenze che proprio afferiscono a quelli che genericamente chiamiamo, no? Gli inglesi o gli americani, ma in realtà sono proprio mondi a sé stanti, diversi per comportamenti di acquisto e anche proprio per altre proprio retroterra culturali e quant'altro. Abbiamo un dato molto interessante che è quello dell'America del Sud, mercato che fra l'altro è molto collegato all'Italia anche per quello che è il fenomeno del ritorno alle origini di tanti di Genova, la mia città, una città, la mia regione, che ha dato moltissimi emigranti, poi che sono diventati anche personaggi molto famosi nell'America del Sud. A Buenos Aires c'è un quartiere che si chiama Parodi, quindi come il cognome più popolare a Genova. Molto di grande interesse e prospettiva, di grande impegno, il mercato cinese e il mercato indiano, che veramente richiedono degli approfondimenti tematici specialistici e spesso anche la disponibilità a affidarsi a degli specialisti di settore, vista anche la vastità, lasciatemi dire, non solo numerica, ma la segmentazione assai differenziata di questo mercato. In questo senso, Luisa, volevo dire che stiamo programmando dei focus specifici sulla conoscenza interculturale di ospiti internazionali nel nostro paese, quindi saremmo molto lieti di avere indicazioni su quali potrebbero essere i desiderata di chi ci segue con i webinar, dei nostri operatori per il turismo esperienziale, in modo da programmare in autunno dei focus specifici sui singoli ceppi culturali. A No. te la parola. Perfetto, molto velocemente procedo e continuo. Allora, è facile dimenticare che non tutti comunichiamo allo stesso modo. Quali sono gli ambiti che dobbiamo monitorare? Beh, dobbiamo imparare a essere ottimi lettori di noi stessi per quanto riguarda il fatto che abbiamo differenti percezioni e comprensioni del linguaggio del corpo, degli stili di comunicazione e delle aspettative altrui. Questo, se già lo ritroviamo nella nostra vita quotidiana, quindi tra persone che condividono la nostra cultura, la lingua e quant'altro, si amplifica a potenza, come vedremo a brevissimo, per quanto riguarda l'ospite straniero. Teniamo inoltre presente che buona parte della nostra cultura personale è invisibile, cioè non la portiamo stampata in faccia, ma è dentro di noi. Ora vi faccio un esempio concreto. Quello che vi vado a proporre adesso è un estratto di una, vi ho messo poi il link in fondo perché vi ho fornito al fondo di queste slide anche sitografia e bibliografia, dall'Economist, quindi la serissima rivista economica britannica. Nel 2011 ha pubblicato una tabella, What the British Say, What the British Mean, What is Understood. Esempio, sono tre cose diverse. What the British say? I hear what you say. What the British mean? I disagree and do not want to discuss it any further. What is understood? He accepts my point of view. Ecco, qua ci sono dei baratri. Ora, al di là dell'aspetto anche
con questo humor, un po' con l'understatement, ma questa è la realtà dei fatti. Spesso, diciamo, noi prendiamo un po' per scontato anche il mercato britannico, quello che conosciamo meglio, che pensiamo di conoscere meglio. Assolutamente no. Io ho avuto l'occasione varie volte, non solo di tenere conferenze, lecture per ospiti che provengono dal Regno Unito, ma di averli in aula come allievi nei corsi di italiano per stranieri. Ho gestito una grossa partita formativa come formatore alcuni anni fa all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, avevo in formazione 60 persone su 3 livelli e veramente quella è stata un riallenamento notevolissimo. I ricercatori del Regno Unito che magari erano nel nostro paese da più anni, che avevano in teoria una maggior comprensione dell'italiano, erano quelli che per loro proprio bagaglio culturale non visibile, se non lo conosco, erano i più ritrosi, fra virgolette, a mettersi in gioco, non perché non volevano mettersi in gioco, ma per quello che ha il temperamento proprio britannico più riservato sicuramente rispetto ai loro colleghi mediterranei spagnoli, anche addirittura dei tedeschi. Proseguiamo. Altra scheda, ecco, prima parlavamo di Germania. Guardiamo come a livello di stili comunicativi, e noi dobbiamo capire dove ci collochiamo come persone, come singoli, come entità, come realtà, organizzazioni, su questa scala graduata, ad esempio formalità, informalità, piuttosto che distacco e invece partecipazione. Stessa azione vista da due punti di vista diversi. Ad esempio, una domanda estremamente puntuale, precisa e anche di taglio abbastanza critico, nel senso con voglia di analisi, per quanto riguarda, come ci suggerisce la slide, il mondo tedesco viene vista come uno strumento per rendere la società migliore, come un momento di crescita. Secondo il punto di vista nordamericano, è un modo per fare quello che si dice bella figura di quanto siamo in gamba. La priorità, secondo il mercato, appunto, il target tedesco è quello di non di salvare la faccia, ma andiamo ad analizzare la vera realtà di una questione, andiamola ad analizzare proprio senza veli. Sul punto di vista americano, la priorità è quella di far vincere il proprio punto di vista. È un ambito molto competitivo, quindi come possiamo dire, una negoziazione, è un incontro di taglio abbastanza competitivo, come potrebbe essere anche con l'Australia. Le domande, chiamiamole critiche, quindi quelle magari che mettono anche in discussione, quelle che noi chiamiamo obiezione, sono segno di interesse in un argomento e quindi non un respingere chi parla, ma non è un mettere in discussione, assolutamente. Mentre invece dal punto di vista statunitense, spesso sono proprio quando vengono proprio ricevute, vengono considerate come una critica e vengono prese a livello personale. Quindi vedete come l'approccio da parte statunitense di taglio più protagonistico, da parte invece tedesca è più collaborativo e condiviso. Questo è un primo assaggio. Quali sono i compiti che ci troviamo a dover effettuare? Intanto, in primis, diventare più consapevoli del nostro stile di comunicazione personale e confrontarlo con quello che delle persone, dei turisti che abbiamo di fronte e vedere come metterli in linea il più possibile. Quindi, comunicare in una maniera chiara e keep it short and simple, con chiarezza, efficacia e brevità. Piuttosto, anticipando ad esempio all'inizio di un percorso di visita, di un momento di incontro, specie con un numero, con un gruppo, io proprio andare a raccontare, io parlerò così in maniera chiara, sarò molto diretto, nell'auspicio assolutamente non di offendervi, ma nel modo tale da coinvolgervi tutti il più possibile e da avere da voi anche, darvi il maggior valore aggiunto, il maggior riscontro. E soprattutto targettizziamo la nostra comunicazione, il nostro stile comunicativo e culturale in funzione del nostro interlocutore. Queste le competenze, questa è la prima checklist che condivido con voi. Le competenze, il primo set di competenze, l'abbiamo già detto, analisi dei nostri stili comunicativi, comunicazione efficace e chiara. Empatia ed apertura mentale, le rigidità al bando, sempre e comunque. Il turismo è una delle attività a più alto tasso di contatto. Grande spirito di osservatore, di osservazione, possiamo chiamarla una curiosità rispettosa.
Quindi la voglia anche di indagare, di chiedere, di osservare. Ovviamente, torneremo a breve su questo, la lingua, la conoscenza della lingua straniera. Il titolo di questa slide è molto giocoso, è l'attacco di tante barzellette. C'era un inglese, un francese, un italiano. Ecco, funziona solo nelle barzellette. Questa è una delle slide più importanti che vi propongo stasera. Cioè, non ragioniamo per stereotipi. Gli stereotipi li ama molto il nostro cervello, perché il nostro cervello è programmato per lavorare con il minimo sforzo. E lo stereotipo, come luogo comune, aiuta a riguardo. Ma attenzione! Come sa bene chi opera nel settore, i mercati non sono dei monoliti. Dobbiamo incrociare la provenienza geografica a quelli che sono i segmenti di interesse. Quindi dobbiamo realizzare delle psicografie. Psicografia è la parola più importante di tutta la slide. Psicografia significa realizzare o procurarci dei profili, dei veri e propri profiling dei nostri ospiti, soprattutto stranieri, che mettano a sistema, come vedremo a brevissimo, una serie di informazioni sui loro comportamenti, stili di acquisto, frequenza di acquisto, disponibilità all'acquisto, modalità di viaggio, stile di viaggio. Quindi quello che, se pensiamo a un classico schema anche da comunicato stampa, è le 5 W, il who, chi, what, when, where e soprattutto why, che vedremo a brevissimo è uno dei cardini del nostro intervento. Gli stereotipi, mettiamoli al bando, sono estremamente pericolosi. Ne condivido uno, classico. Ah, che sento molto spesso, e io veramente in aula vivo forse altrettanto che a contatto con gli enti e quant'altro, quindi in aula spesso sento queste considerazioni anche da parte di alcuni operatori. Ah, intanto gli americani non capiscono nulla di cibo, veramente si esprimono in modo più colorito, almeno a Genova con una bella espressione dialettale. Beh, attenzione, questo poteva magari essere anche... potevamo essere di questo avviso un po' di anni fa, ma attenti e guardate cosa vi vado a proporre adesso. Ora ho anche acceso la telecamera. Ecco, questa è una degli, penso, una delle immagini che meglio rappresenta quello che è uno di questi luoghi comuni. L'Lido del Vagabondo lo conoscete tutti, 60 anni fa. L'Lido del Vagabondo stanno mangiando una cena romantica, un piatto di spaghetti con le polpette, famigerati spaghetti with meatball, sulla famosa tovaglia rossa. Ecco, questa era l'immagine d'Italia che una sessantina di anni fa Walt Disney ci ha raccontato. Ma adesso, attenzione, perché cibo degli Stati Uniti significa questo. Allora, New York, questo è il New York Times, edizione online, sezione viaggio, questo è un articolo ormai di una decina di anni fa. E l'autore è Mark Bittman, uno dei più famosi e importanti editorialisti del food degli Stati Uniti e non solo. Quest'articolo, che parla proprio nel nord Italia, un crocevia di arti gastronomiche, dedicato a Genova. Ecco, io invito tutti a farsi un piacere andarselo a leggere. A perché è godibilissimo. B perché è un vero e proprio trattato di interculturalità e di proprio cosa dobbiamo fare, in che modo avvicinare, come scardinare i nostri luoghi comuni su americani e cibo. Perché c'è un livello di dettaglio e conoscenza, vi posso assicurare, delle trattorie meno note di Genova e dei nostri cibi meno noti, che sfido molti miei conterranei a utilizzare. Quindi, attenzione, andiamo a vedere questo. Continuiamo. Eccoci. Aree di Luisa, se indagine. poi, scusa, di questo articolo poi si trova la bibliografia in fondo o vuoi citare il sito adesso? Assolutamente, si trova in fondo, si trova in fondo. Ok, perfetto, grazie. Quindi avete già tutto. Queste sono le aree di indagine che dobbiamo andare a studiare, a costruirci una sorta di veramente database circa proprio il nostro mercato di riferimento. Identificheremo, a prescindere dal mercato, queste le dimensioni da indagare. Come vedete sono parecchie, le andiamo a scorrere rapidamente. C'è un'area che afferisce alla gestualità, alla comunicazione non verbale,
C'è un'area che afferisce importantissima, festività, vacanze, tradizioni. Allora, pensate a già in fase di preparazione, cioè non solo quando il nostro ospite arriva, ma anche nella fase ex ante noi dobbiamo porci in quest'ottica. Il calendario delle festività altrui, un'opportunità di destagionalizzazione, un'opportunità di lavoro nelle cosiddette stagioni, nella bassa stagione. Lo devo conoscere, devo sfruttare questa opportunità. È inutile che io faccia delle proposte per la primavera in un periodo in cui nessuno dei miei mercati bersagli si può muovere. Le cosiddette occasioni speciali. Le occasioni speciali possono essere evidentemente riguardare anche, perché no, a livello lo sport, possono essere campionati o quant'altro. Possono essere degli anniversari, possono essere il 4 luglio, possono essere il giorno di San Patrizio, possono essere delle importanti mostre che si tengono. Il secondo ambito, quello che riguarda la famiglia, gli stili di vita, la storia di un paese, delle notizie sul sistema politico. Il blocco in alto a destra è centrale, lo sono tutti. Guardate in una sola, le prime due righe, pratiche religiose, cibo, pregiudizi, tabù. Allora, laddove, fra l'altro, il turismo enogastronomico si conferma, lo vedremo, uno dei più, con il trend maggiormente positivo a livello italiano, noi dobbiamo avere una conoscenza esauriente di quelle che sono le preferenze alimentari, le restrizioni alimentari, ovviamente. Tutto quello che afferisce anche con l'universo degli allergeni, questo non solo per gli stranieri, sia ben chiaro, e spesso per alcune culture questo si va a intrecciare fortemente con il dato religioso. Quali sono gli argomenti di conversazione prediletti? Quali sono i cavalli di battaglia, li vogliamo chiamare così, tipici di questa cultura bersaglio? Questo si collega all'ultimo punto della mia slide, gli argomenti di attualità, gli sport popolari e le modalità principali di impiego del tempo libero. Come vedete, il lavoro da fare è veramente parecchio. Quindi, se ci vogliamo esercitare, ricordiamoci che la ricerca non la facciamo una volta sola, non serve un tubo. La ricerca invecchia, i dati invecchiano come l'insalata, non mangeremmo mai la rucola della settimana prima. La ricerca, questo è l'investimento più grosso che dobbiamo fare, va aggiornata costantemente. Ora è ovvio che nessuno può permettersi gli investimenti in ricerca che si può permettere l'ENIT, che si può permettere la Regione Liguria, che si può permettere un soggetto di grosse dimensioni, ma quello che possiamo fare è allenarci. Questa è la mia checklist, ovviamente io non conosco tutti voi, non so qual è il vostro livello di già approfondimento di queste tematiche, ma comunque vi posso dire che questa è la checklist che dopo 25 anni continuo a utilizzare anch'io, quindi mi baso su quello. Scegliamo un paese mercato di nostro interesse. A livello di esercitazione può essere anche un mercato che ci interessa, un paese che amiamo, okay? La Francia, la Gran Bretagna, può essere la Germania, non importa. Può essere la Svizzera, ecco, insisto sulla Svizzera perché è un mercato di prossimità assai importante che negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, a volte un po' dietro a qualche moda esotica, si è andato un po' a trascurare, invece dietro l'angolo ci conosce già ed è veramente assai proficuo anche economicamente. Come possiamo indagare quelle dimensioni che vi ho elencato prima? Attraverso un set di strumenti. Il web ci dà una mano enorme. Intanto, attraverso il web, vi ho messo in basso, lo troverete in fondo alle slide, uffici studi dell'ENIT, l'Istituto per il Commercio Estero, gli osservatori turistici regionali. Queste sono tre realtà, ne cito tre, che con una certa regolarità pubblicano degli studi, degli approfondimenti, delle schede paese, che sono molto utili. Un primo trampolino di lancio. Il link che troverete in fondo dell'ENIT è proprio da luogo turismo straniero e lì si ha modo veramente di sbizzarrirsi con tutti i mercati di provenienza monitorati da ENIT. I media, importantissimi, ormai li possiamo anche seguire sul web, riviste, quotidiani, gli opinion maker, New York Times, Mark Bittman, sono veramente Michael Pollan per gli Stati Uniti, sono veramente molti gli strumenti che da seguire, anzi li dobbiamo filtrare. Film e libri. Alla voce libri vi segnalo, vi do qualche esempio a breve, le guide turistiche che parlano del nostro paese. I miei allievi sono abituati, noi facciamo un lavoro su come la Liguria è percepita e venduta attraverso cinque guide turistiche diverse, dalla Lonely Planet alla Rough Guide, a guide tedesche, a guide francesi. La Liguria è sempre la stessa, ve lo garantisco, ma viene rappresentata in maniere completamente diverse.
andiamo a identificare i motivi di interesse. Inoltre, come stasera, seminari, convegni, momenti, tavole rotonde, informiamoci, molto spesso le camere di commercio, le associazioni di categoria, le camere di commercio italiane all'estero tengono degli incontri, dei seminari, taluni anche aperti al pubblico, che rappresentano degli importantissimi momenti di approfondimento. Camera di Commercio italiana all'estero per eccellenza nel food in Europa è la Camera di Commercio italiana di Monaco, che ha, diciamo, con una certa regolarità organizza nel nostro paese incontri veramente pratici e operativi. In ultima, l'interazione diretta, con garbo, con la curiosità rispettosa. Impariamo anche a intervistare il nostro ospite nel nostro paese, facciamogli una sorta di intervista, cogliamo tutte le opportunità anche quando siamo in esterna, fiere, roadshow, viaggi all'estero, missioni commerciali per aggiornare e completare il nostro puzzle. In libreria, cosa vi propongo? In libreria vi propongo alcuni acquisti anche tramite Amazon che possono essere molto interessanti. Il primo, Watching the English, The Hidden Rules of English Behavior di Kate Fox, un'antropologa britannica che con l'approccio dell'antropologa racconta i suoi conterranei. Dimmi tutto, Ettore. Sì, volevo solo avvisare tutti quanti che in documenti possono scaricarsi le slide che tu stai scorrendo e quindi poi, come vedremo anche fra un po', la bibliografia con tutti questi riferimenti che stai di volta in volta citando. Quindi ovviamente chi dovesse avere problemi poi avremo modo di inviarla per email laddove ci segnaleranno che non sono riusciti a scaricare, ma è molto semplice andare nel pannello di controllo a documenti e prendere il file Webinar Artes 15 marzo Luisa Puppo, che è un file in PDF. Allora, benissimo, Ok. procedo rapidamente. Sì, bene, abbiamo visto un libro che parla degli inglesi e raccontati degli inglesi, ma cosa dicono gli altri di noi? Vi ho già citato le guide, vi segnalo due godibilissime letture. Una, perché agli italiani piace parlare del cibo? Questa signora è una deliziosa signora che era la traduttrice di Umberto Eco in lingua russa e che ha scritto questo itinerario fra storia, cultura e costume dedicato al nostro paese, partendo da questa domanda che affascina moltissimo gli stranieri e che mi sento fare molto spesso. Siete più unici che rari, riuscite a parlare di cibo sempre, compreso quando siamo a tavola. Come mai? E intriga molto questo aspetto. Il secondo, dedicato alla mia terra, Extra Virgin, Annie Owes, una ragazza britannica all'epoca anni 80, viene in Liguria per passare un'estate con un lavoretto temporaneo. Ci è rimasta in Liguria, ci è rimasta dopo un po' di anni, ha comprato un'abitazione sulle colline del primo entroterra, come vedete il paesaggio tipicamente mediterraneo, ci sono tutti gli stilemi del Mediterraneo in questa copertina e racconta il suo amore per la Liguria, ma soprattutto il suo incontro con noi liguri e con quelle che sono delle tradizioni che le erano sconosciute, una ragazza di Londra che arriva e che conosce un territorio e che ce la racconta con questa, è quasi un po' un insider. E che è un punto di vista assai, non solo divertente, ma veramente con degli input assai importanti e molto operativi. Passiamo alla dimensione linguistica. La dimensione linguistica contemporanea, quella culturale, è fondante perché ho voluto usare apposta la parola codice, un po' da tipo agente segreto, il codice della nostra attività di market intelligence. Quindi voglio indagare i mercati. Io ho bisogno di una lingua che mi permetta di farlo, non tutto è tradotto in lingua italiana, quindi devo conoscere la lingua del mercato di riferimento che mi interessa. A, B. È l'alfabeto della nostra attività di incontro e relazione con l'ospite straniero. Io comunico con il mio ospite, con i miei ospiti, attraverso uno strumento che è la lingua, un alfabeto. 3. È uno strumento di competitività. Efficacia, ho detto all'inizio. Meglio non solo meglio conosco una lingua, ma meglio ne conosco le declinazioni settoriali che mi possono servire. Ricordiamoci, ve l'ho citata velocemente, questa è una frase che è stata attribuita da Oscar Wilde a Churchill, a George Bernard Shaw. Dobbiamo conoscere declinazioni settoriali che sono anche quelle
inglese britannico, inglese americano, stili di comunicazione, livello di formalità e informalità della comunicazione. Gran Bretagna e America, due nazioni divise da un linguaggio comune. Parlo dell'inglese, ma in realtà guardate che questo lo applichiamo anche a molte altre lingue, francese, tedesco, spagnolo. C'era una volta l'inglese commerciale. Chi non ha proprio più 20 anni come me si ricorda che una volta, once upon a time, si studiava inglese commerciale e basta. Quest'oggi la diversificazione dei mercati, quindi la parcellizzazione dei mercati, ha richiesto e richiede costantemente lo sviluppo di declinazioni settoriali e specialistiche che siano anche dinamiche. Non è che ti aggiorni su un argomento, che aggiorni il tuo inglese, che ti specializzi e basta. Pensate alla bomba che è stata il web nella nostra vita e nel nostro lavoro. Mutano sempre di più i fabbisogni formativi degli operatori, che sono assai più coinvolti rispetto a prima nel racconto delle risorse. Quindi non soltanto buongiorno, buonasera, ma il racconto. Evidenzio una criticità concreta accaduta alcuni anni fa, forse ne abbiamo già parlato nell'altro webinar, sul turismo enogastronomico. Alcuni anni fa, gruppo di buyer e giornalisti stranieri tour operator arrivano in Genova dalla Germania con un taglio enogastronomico. L'interesse era quello, li portiamo in un'antichissima fabbrica, magione, meravigliosa, artigianale, di pasticceria e cioccolateria soprattutto. La giovane guida che doveva tradurre in lingua tedesca lo speech tenuto da Umberto Curti, che è il mio socio, appunto esperto di enogastronomia ligure e non solo, affanna, va in crisi totale, un blocco tipo totale sul fatto che comunque quelli che sono i termini propri e tecnici che si aspettava questo pubblico di tecnici circa il concaggio del cioccolato, temperaggio ed altre lavorazioni e le diverse tipologie di cacao, non erano in sua conoscenza. Ma invece 10 minuti prima, con gran dovizia di particolari, ci aveva illustrato, per carità interessante, capitelli, statue e quant'altro della nostra cattedrale. Benissimo, ma se io devo tenere un incontro di questo tipo con un pubblico di questo tipo, io devo conoscere per dritto e per traverso, A in italiano, B in inglese o in tedesco, quello che è proprio la mia materia. Vi do un esempio di una buona prassi che ho il piacere di avere, a cui ho il piacere di aver partecipato, su formazione microlingue. Per venire incontro a queste esigenze, questo è il logo dell'ente bilaterale terziario turismo di Genova, e per il quale circa un anno fa, in funzione da quest'autunno, ho progettato un catalogo formativo per gli iscritti, quindi sono imprese, staff e titolari, per le imprese del settore enogastronomia. Abbiamo, rispetto al catalogo tradizionale inglese, inglese turistico, realizzato un catalogo che va a esplorare il gourmet English, quindi l'inglese dell'enogastronomia, general gourmet English, ma a valle hanno figliato inglese del vino, wine English, inglese del cioccolato, del formaggio, inglese dell'arte della pasticceria. Tutte le singole declinazioni, con degli interventi molto più mirati di taglio seminariale di 2 giornate, attraverso i quali non solo andiamo a vedere come, qual è il termine giusto per descrivere un vino, ma anche come raccontarlo e come contestualizzarlo all'ospite straniero. Eccoci, Ettore. Sì, volevo solo chiederti, ma è vero che poi in autunno farai un corso proprio di gourmet English per tutti gli operatori di turismo esperienziale? L'idea Ebbene di sì, fare anche un residenziale lo assolutamente, anticipiamo a chi è questo è un ottimo, interessato? sì, questo è uno scoop a cui tengo molto, nel senso che in questa sede lanciamo questa realizzazione prevista per l'autunno di un corso residenziale, quindi avrà una durata di realisticamente 2 giornate, sarà spalmato su 2 giornate verso il fine settimana, in cui per quanto riguarda l'inglese e l'inglese dell'enogastronomia dedicheremo un focus specifico su questi aspetti, quindi il racconto delle nostre tradizioni enogastronomiche, sia nei contenuti sia nel modo, cercando quindi di trovare sempre la maniera di collegarci a quella dimensione culturale ed esperienziale che ho accennato prima. Sì, sarà uno dei moduli di un corso che inizieremo a maggio proprio sull'enogastronomia come petrolio, come risorsa italiana per lavorare sull'incoming e su opportunità
opportunità di turismo esperienziale da proporre ai nostri ospiti stranieri. Scusa quindi se ti ho interrotto, ma pensavo fosse una cosa interessante. Ovviamente chi fosse interessato poi può contattarci e può vedere sul nostro sito di volta in volta la programmazione di queste attività residenziali che inizieremo appunto a maggio. Sì, l'inglese è il secondo tassello di un TRIS che rapidissimamente anticipo ci sarà un primo momento dedicato proprio a turismo enogastronomico, racconto, costruzione, linee guida tenuto da Umberto Curti, ci sarà questo secondo momento dedicato al Gourmet English, ce ne sarà un terzo dedicato anche al Web 2.0, ai social per il racconto dell'enogastronomia, questa nuova frontiera che appunto vede un campo talmente vasto che va assolutamente perimetrato. L'intervento di Ettore mi consente di passare dalla parte relativa alla formazione delle microlingue alla dimensione esperienziale. Era l'ultimo tassello, se vi ricordate, del nostro grafico iniziale, la dimensione esperienziale. In fondo alla slide... Scusami Luisa, ma volevo chiedere la pazienza di attendere qualche minuto, ma di incominciare a preparare delle domande perché poi al termine della presentazione di Luisa apriamo il dibattito, quindi mi raccomando annotatevi domande in modo tale che non appena apriamo il dibattito subito possiamo interagire. Grazie. Eccoci, dimensione esperienziale, in fondo alle slide troverete il link a Piano triennale ENIT 2016-2018 per il rilancio del turismo. Allora, questo piano assai corposo vede un capovolgimento rispetto a quelle che sono state le programmazioni ENIT anche degli ultimi decenni per quanto riguarda il focus, finalmente da destinazione a esperienza, il dove contro il come, quindi finalmente non più quali sono le mete preferite nel nostro paese andando per tipologia di meta, chi ha familiarità con ENIT conosce il famoso i laghi, il mare, cioè proprio delle categorie ormai fatte un po' con l'accetta, potevano essere utili una quarantina di anni fa, ma la motivazione al viaggio, questo è il motore del viaggio, questo è il motore del turismo ormai da una quindicina di anni a questa parte, chi si attarda ad adottare questa nuova visione, che nuova più non è, passatemi il termine, resterà assolutamente fuori dal mercato. Il piano ENIT individua 9 cluster, quindi 9 aree di interesse, le trovate sono queste macchie colorate che vanno a identificare dalla natura, ai borghi, il patrimonio immateriale, al lusso, alla cultura diffusa, ai cammini itinerari religiosi, sport, salute, meeting and incentive, e guardate, sotto il lusso troviamo il food e gli itinerari del gusto. Queste sono le 9 aree di interesse intorno alle quali ENIT, se ogni tanto siete come me spesso su Twitter o Facebook, vedete che uno degli hashtag che ENIT sta lanciando di più in questo periodo è quello Italian Villages, proprio per andare a lanciare l'unicità dei nostri borghi. Non solo, perché tutto questo? Non è perché si sono svegliati un mattino e hanno deciso di farlo per non sapere come impiegare il proprio tempo, ma perché il turismo esperienziale, come turismo a forte componente di story living, ne ho accennato proprio poc'anzi, quindi non solo racconto, ma vita vissuta, esperienza diretta della risorsa territorio, della risorsa turistica, enogastronomica, artigianale, ha un mercato in forte sviluppo a livello mondiale. Alcuni esempi veloci, Canada da circa 15 anni ha costruito la propria offerta turistica in funzione delle esperienze, Irlanda del Nord, tutto col turismo esperienziale diviso per settori, più o meno sul calco italiano, Airbnb che ha lanciato la sezione Activities, quindi oltre alla proposta di ricettività c'è anche la proposta di attività per settore di interesse. Come tutti i fenomeni in crescita rapida, perché veramente la crescita è estremamente veloce, si percepiscono, si vivono, si vedono quelle che sono anche il rischio di caos e di improvvisazione, quindi un po' un'etichetta che viene utilizzata in maniera impropria. Serve rigore. Ecco, ora dal rigore passo a quella che è la mia lezione di storia preferita. Vedete una magnifica tavola imbandita con dei belli, più che magnifica la tavola, belli pandolci, pandolce, il dolce tipico natalizio genovese e non solo.
Vi porto gli esempi proprio presi dalla mia attività lavorativa concreta, dalla mia terra, dalla Liguria. Ecco, io vi segnalo intorno a una realtà. Io ho scelto il mio dolce natalizio, ma voi potreste scegliere il vostro, allestito nel modo in cui lo si presenta a Natale. Io anni fa ho predisposto per un gruppo di 60 professori americani, professori universitari in viaggio di aggiornamento nella mia città, ho allestito un laboratorio e mi hanno chiesto dove, per cortesia, ci organizzi una giornata di storia della città, storia di Genova, ci racconti Genova. Quando si sono presentati, hanno visto il pan dolce e mi hanno guardato un po' stupiti, ma in realtà se io affetto questo dolce come qualunque vostro altro dolce, io racconto gli ingredienti, racconto perché proprio a Genova questo dolce, perché solo a Genova poteva nascere, perché c'era il porto, perché arrivavano le merci dai quattro angoli del mondo conosciuto, perché le donne genovesi, le mie antenate, avanzava la pasta, l'impasto per il pane e pan duce, pane dolce, aggiungevano miele, quello che c'era per fare festa, lo portavano al forno comune e lo tagliavano con un se lo incidevano con un segno distintivo per distinguerlo da quello delle vicine. Perché quell'alloro? Perché a Natale un ramoscello di alloro viene ancora conficcato sopra il pan dolce dal più anziano di casa, che taglia anche la prima fetta, e il più giovane di casa assaggia, lo taglia insieme a lui e poi mette da parte una fetta per il 3 di febbraio, San Biagio. E dice San Biase, Benedis, la gola al nas, dicono a Milano. Ecco, questa è una lezione di storia, questa è una modalità esperienziale. Però per raccontare tutto questo a un ospite straniero, io devo sapere cosa ne sa, qual è il livello di approfondimento che devo tenere. Devo raccontarglielo con la lingua giusta, con le giuste parole, con le giuste espressioni, con i giusti, senza cadere nei tecnicismi, con le giuste specifiche di raccontare un ingrediente, una tradizione. Quindi grandi sono le opportunità e il potenziale di sviluppo legate alla dimensione esperienziale ed interculturale del turismo e sono grandi opportunità da cogliere, come ho detto all'inizio, una sfida di efficacia per tutti, per le destinazioni, l'intermediazione, la ricettività, i produttori, gli artigiani, chi si occupa di servizi turistici, con grande attenzione ad evitare le miopie. Ai capponi di Renzo che si beccano nel sacco quando intorno, in maniera proprio corporativa, per una difesa corporativa, talora anche mio, che quando intorno al mondo corre veloce e ci mangia sulla testa, ahimè, e anche a tutti coloro che in questo settore, il settore turistico, vogliono operare. Come colgo le opportunità? Non è che cascano dal vero, le opportunità le cogliamo attraverso delle fasi precise, che sono la progettazione, la programmazione e la promozione, quindi tre momenti importanti, di iniziative che vadano a valorizzare la nostra unicità. Noi siamo un paese ricchissimo di una biodiversità culturale prima che gastronomica e agricola, ma una biodiversità culturale sconfinata che non riusciamo a perimetrare noi stessi, da una parte, ma dall'altro esperienze che siano costruite intorno all'unicità del nostro ospite. Quindi guardiamo questo approccio di biodiversità anche nell'ospite che abbiamo di fronte. Dobbiamo tenere sempre davanti a noi in parallelo entrambe le dimensioni. Questo avviene, questo è quello sul quale appunto ci volevamo confrontare Finito, stasera. finito, finito. Io ho terminato. No, aspetta, non mi piace. In fondo trovate, Bene. aspetta, scusate, eccolo. Qua in fondo trovate anche la bibliositografia che vi ho proposto, di cui vi ho parlato poc'anzi. Ecco qua, come vedete, se vi piace leggere, veramente trovate di che pane per i vostri denti, passatemi il termine, e soprattutto anche link per i vostri computer. Grazie a tutti, sono qua per le vostre domande graditissime. Sì, grazie Luisa. Ricordo che quindi questa presentazione è scaricabile da documenti, basta cliccare sul file in PDF che dovreste vedere Webinar Test 15 marzo. Vorrei fare un paio di sondaggi mentre si preparano le domande, quindi chiedo di poter prendere parola in modo tale da poterla dare a chi si prenota cliccando sulla manina. Innanzitutto, chi di voi sa del progetto Artes, se ormai lo conoscete o conoscete poco, questo ci interessa capirlo in modo tale da essere a disposizione per farvi
per darvi maggiori informazioni. Quindi, se potete velocissimamente esprimere un vostro parere, in modo tale da chiudere il sondaggio. C'è chi ci conosce, chiudiamo il sondaggio. Grazie, e possiamo condividere il risultato, così giusto per sapere qualcosa in più. Questo è un po' il risultato, quindi ci sono ancora molti che non ci conoscono, e quindi il piacere poi attraverso il nostro sito e attraverso un rapporto diretto di poterci far conoscere di più e sapere del nostro standard di operatore di turismo esperienziale, del fare professionalmente questo lavoro per garantire una qualità ai nostri ospiti e turisti. Volevo fare un altro sondaggio sulle difficoltà che riscontriamo con i nostri turisti. Più difficoltà, quali sono quelli con cui abbiamo più difficoltà di comunicazione e relazione? Se volete dare un contributo, penso che poi anche questo ci sarà utile anche per prossime iniziative di formazione insieme, attraverso i webinar, attraverso delle attività che la nostra stessa Academy potrà attivare, salvo un commento anche veloce da Luisa in tal senso. E se qualcun altro vuol votare, così passiamo subito al dibattito, e chi vuol prendere la parola, ripeto, può alzare la manina e chiedere, in modo tale che io passo subito l'audio per la domanda o per il breve intervento su quanto di estremamente interessante ci ha prospettato Luisa oggi. Chiudo il sondaggio se non c'è nessun altro, e quindi se lo condividiamo, mi sembra che i problemi più grossi li abbiamo con i nostri amici asiatici, con il Sud Europa e poi a seguire con i sudamericani, e poi nord europei e nordamericani sono quelli che sembrerebbero non crearci particolari problemi. E grazie ancora. Da ultimo, un sondaggio anche qui penso interessante, vale a dire su quali aspetti riteniamo di dover migliorare le nostre competenze, se solo su una conoscenza linguistica, anche qui è possibile esprimere più di una scelta, quindi dell'inglese base, o di una conoscenza di una lingua oltre l'inglese, oppure quello che Luisa diceva, cioè le declinazioni settoriali della lingua inglese, che in molti casi risultano fondamentali, ovvero capacità relazionali o conoscenza delle specificità culturali dei turisti, ciò di cui parlava Luisa, cioè delle psicografie, dei profili dei nostri ospiti, ovviamente. Quando decidiamo di poter puntare su un target preciso, visto che non sempre è possibile, diciamo, essere generalisti o non sempre paga, come più volte diciamo. Bene, chiudo il sondaggio e vediamo un pochino i risultati, li condividiamo insieme, mi sembrano anche questi molto interessanti. Come vedete, molti concordano su quello che prospettava Luisa, vale a dire le declinazioni settoriali dell'inglese diventano fondamentali, oltre alle competenze interculturali. Ma mentre si prepara qualcuno, mi piacerebbe sentire un parere veloce di Luisa. C'è qualcuno che vuole intervenire? Può alzare la mano, la manina e l'icona alla sinistra del vostro pannello di controllo. Se qualcuno vuole intervenire con qualche domanda o qualche intervento, ne ha la possibilità. Luisa, vuoi dirci qualcosa? Sì, molto volentieri, specialmente al volissimo, sulla prima delle situazioni che si sono palesate, le difficoltà con alcuni mercati in particolare, no? È venuto fuori il discorso mercati asiatici. Di sicuro sono i mercati che conosciamo meno, sono i mercati anche più complessi. Io di recente mi sono trovata con un'aula di ristoratori per i quali ho creato un momento formativo che non è tanto settoriale su
un paese, un mercato bersaglio, ma gli ospiti stranieri a tavola. Quindi abbiamo preso un tematismo che è quello proprio del food, l'abbiamo visto in maniera un po' trasversale. Ecco, anche lì si è confermata la stessa difficoltà. Specialmente con questi mercati nuovi, il nostro sforzo di aggiornamento deve essere veramente cospicuo e notevolissimo, perché rischiamo proprio delle incomprensioni, come il classico, no? Il cinese, giusto, che ad esempio ha un'elevata richiesta, anche presso, non soltanto a tavola, ma anche presso in albergo, di acqua calda. Acqua calda per cosa? Rispondono i miei. C'è il rubinetto. No, l'acqua calda serve perché si fanno il tè. L'acqua calda, quindi il kettle, il bollitore, le kettle facility, sono importantissime. Sono centrali forse più di mille altre attenzioni che possiamo avere. Esempio veramente al volo. Secondo, per quanto riguarda questa prima parte, riteniamo di avere meno problemi con mercati che conosciamo meglio, è probabile, ma attenzione perché sono mercati che cambiano ed evolvono rapidissimamente. Come ho detto, quest'oggi, dal mercato statunitense al mercato britannico, si stanno ulteriormente targetizzando e in maniera molto dinamica. Quindi andiamo a vedere la nicchia. Sull'esigenza di conoscenza, di approfondimento delle lingue settoriali, non posso che concordare, mi sarebbe veramente difficile dire di no per vari motivi. Ma soprattutto in termini di efficacia, andare a identificare anche in maniera. Ricordiamoci che l'inglese è una lingua ponte, quindi non la parliamo soltanto con il mondo anglosassone, la parliamo con tutto il mondo. E quindi ci può servire veramente con una cospicua rete di pubblici bersaglio. La possibilità, fra l'altro, su cui stiamo anche lavorando con Artes, è quella della realizzazione di corsi ad hoc presso le strutture, presso i territori, ad esempio, presso delle destinazioni, presso un insieme di operatori, un consorzio, che compendino tutte le tematiche che sono emerse stasera, dall'enogastronomia, quindi dal racconto a monte dell'enogastronomia, come narrarla, organizzarla, proporla, fino all'inglese tematico dell'enogastronomia, alla poi la proposta online. Penso che questo sia veramente un momento di approfondimento ad hoc che sta già riscontrando interesse, successo e richieste, almeno per quanto riguarda il nostro territorio. Ti ringrazio Luisa, do la parola a Roberto Stagnetti, chiedo ancora qualche minuto, siamo in chiusura, però ci fa piacere ospitare qualche domanda o qualche intervento. Roberto Stagnetti, buonasera. Sì, buonasera, grazie. Mi pare di aver capito che ci diamo del tu. Allora, grazie Luisa per questo interessantissimo webinar. Io sono un newcomer, nel senso che mi occupo di organizzazione di eventi al pubblico e alle aziende e stiamo aprendo in collaborazione con un'agenzia qui di Venezia un servizio di pacchetti esperienziali di altissima gamma, declinati in quattro matrici, una food and wine, l'altra arte e architettura, l'altra sport estremi e l'ultima in entertainment, quindi concerti, clubbing, eccetera. E la domanda che volevo fare era se ci sono delle fonti per rintracciare corrispondenti nei mercati BRICS, comunque nei mercati emergenti, corrispondenti a cui poter proporre l'intermediazione di questi pacchetti in corso di creazione. Io non so, appunto, ripeto, da neofita conosco Abercrombie & Kent, però volevo capire se ci sono altri soggetti a cui poter promuovere e proporre preliminarmente, insomma, intanto la business idea. Grazie. Grazie Roberto. Luisa, io ti suggerirei di prendere qualche altra domanda. Intende intervenire dunque. Vabbè, puoi rispondere, abbiamo perso un intervento che era stato prenotato. Se puoi rispondere, poi vediamo di dare spazio a un altro paio al massimo di domande o di interventi. Grazie. Molto volentieri, assolutamente. Allora, buonasera Roberto, grazie per la domanda. Roberto ha messo il focus su un aspetto che stasera abbiamo toccato in maniera, non abbiamo, anzi, non abbiamo toccato in maniera approfonditissima, che è quello dello specialty travel, quindi del trovare come intercetto questi flussi. Proprio questa attività di intelligence di nuovo la dobbiamo realizzare facendo delle indagini. Ci sono come tour operator, sai, sempre più specializzati, tour operator ovviamente outgoing verso l'Italia, in questo caso da altri paesi. Le fiere sono sicuramente uno dei momenti, le fiere tematiche, quindi forse il primo consiglio che mi sento di dare a Roberto, alla luce delle poche informazioni che abbiamo condiviso in questa sede, magari poi le possiamo anche approfondire, è quella di attraverso dei momenti di fiere specialistiche,
di settore non solo fiere del turismo, ma del turismo enogastronomico, del turismo attivo in Italia e all'estero, di lavorare prima di partecipare alla fiera, ma di procurarsi il catalogo innanzitutto degli espositori o comunque di chi partecipa anche e soprattutto ai workshop. Questa è un'attività che è possibile anche attraverso le regioni, gli enti che per la regione, in questo caso Veneto, partecipano alle agenzie di promozione turistica Blogger. regionali e anche tutto l'universo dei blogger. Sodalizio. Tutto quello che è l'universo dei sodalizi, però io forse partirei dallo specialty travel in termini di tour operator, Abercrombie & Fitch, citi alcuni dei mercati proprio dei leader, ma mi viene da citare sul segmento escursionismo anche di alta gamma, soggetti come Backroads e altri, l'universo blogger, quindi sicuramente un'attività di intenso lavoro di benchmarking anche attraverso i social media, soprattutto Twitter, da alcune piattaforme, penso che potrebbe essere estremamente proficuo. Va bene, Grazie grazie. Roberto per la Magari domanda. se posso, magari ti manderò una mail, insomma, Molto eventualmente. volentieri. Grazie molto, buon lavoro, veramente complimenti. E non so se Jennifer vuol proporre la domanda che mi ha anche girato, Jennifer Perugini, e dopodiché purtroppo dobbiamo chiudere. Prego Jennifer. Jennifer, ci sei? Magari ce la puoi leggere se te l'ha già scritta. Sì, l'anticipo un attimo. Jennifer ci chiedeva un attimo solo che gestire tanti partecipanti è un po' un problema. Quali conoscenze, dunque, consigli, quali sono i testi e i siti che ci consigli per approfondire le nostre conoscenze riguardo la comunicazione turistica. Lei si occupa, lei è un tour operator e quindi vorrebbe, un tour operator si occupa di incoming e viaggi personalizzati e quindi il tipo di comunicazione più efficace, volendo offrire una tipologia di offerta di qualità, così come abbiamo parlato stasera. Allora, dunque, penso che per rispondere a Jennifer, in parte sicuramente la bibliografia che ho allegato in fondo alle slide, penso e spero possa rispondere alle sue esigenze, consiglierei a Jennifer di reperire testi, soprattutto manualistica, che riguardi anche, al di là di testi di taglio più generale, introduttivo, ma mi sembra che se già opera nel settore magari ha bisogno di strumenti più operativi, che riguardi ad esempio la comunicazione social media in ambito turistico. Quello potrebbe essere un buon viatico. Ora poi non so quali sono le sue modalità abituali, le loro abituali modalità di contatto, i canali di contatto con i loro pubblici di riferimento. Se parliamo di una comunicazione business to business rispetto a una comunicazione business to consumer, quindi queste sono due significative differenze. Anche sull'online si trova ottimo materiale e spesso si trova anche notizia di convegni, tavole rotonde, webinar come questi da seguire. Comunque, se poi per andare in un livello maggiore di dettaglio, poi queste domande le condividiamo, possiamo anche studiare delle microbibliografie ad hoc sui temi che sono più popolari. Bene, grazie Luisa. Mi Grazie a voi. sembra che il passo successivo sia tenerci in contatto attraverso il nostro sito, le nostre email, l'email di Luisa per ulteriori approfondimenti sul tema. A me non resta che ringraziare tutti quanti della partecipazione e di essere rimasti anche oltre la nostra ora prevista. Vi ricordo che il prossimo webinar sarà sul tema dell'artigianato e il turismo esperienziale e chi vuol rimanere in contatto poi appunto sappiamo come farlo. Un grazie ancora a Luisa da Genova, un Grazie a voi saluto tutti, a ascolto. tutti i partecipanti e alla prossima, buona serata, Buona serata, arrivederci. arrivederci, buon lavoro. Grazie.